e togli, è come un fiore, no? Togli non so come si chiama, ma quasi una foglia, no? E poi ti trovi niente. E così sembra che facendo una fotografia tu togli un velo, Sì. è come una risma di carta, 50 fogli, prendi uno, tu prendi solamente dei fogli, ma alla fine non c'è più niente. Ascolta, passiamo alle cose serie. Da dove? Ma tu sei stato a New York o no? Io te l'ho chiesto No, anche. non sono stato, mi hanno, non so se vi avevo detto, ma praticamente mi hanno, non mi hanno Rinnovato il visto. dato il visto. Adesso da circa un mese gli avvocati, perché ho dovuto prendere degli avvocati in America, mi hanno dato notizia che è stato accettato la Sì. mia richiesta. È un visto particolare per artisti e Cioè, che visto è? Che talenti. visto è, scusami. Cioè sono parecchi soldi che ho dovuto spendere, però adesso devo attendere l'appuntamento al consolato, Sì. quindi sono ancora in alto mare. No, è Ma è un visto per artisti? dunque, io sono venuto per fare il visto in gennaio dell'anno scorso e non mi è stato dato. Ostia. Ma cioè le ragioni, sai, l'ufficiale, cioè, siccome avevo una mostra poco Ma prima, quella che avevi già fatto, chiusa? sì, la Sì. mostra che avevo fatto a New York, e niente, mi ha detto che io lavoro, you are working there, e quindi non mi è mai successo 40 Quindi anni. c'era un problema fiscale, scusami, In problema. 40 anni, C'era un discorso fiscale da chiarire, cos'era? purtroppo io lì ho una casa che ho lasciato come se dovessi tornare il giorno dopo, no? E invece poi mi è rimasta vuota per 4 mesi, poi un'amica se n'è occupata per affittarla, perché anche se hai una casa tua lì, paghi spese condominiali, tasse, eccetera, è caro. Certo. Ma sempre con gli stessi lavori farei questa mostra Asolo dei lavori di New York o altri lavori? Sono Sono lavori che ho quelli di fatto, paesaggio? Sono sempre. sono sì, sono lavori, sai, io faccio due cose, paesaggi e nudi Ah. del corpo femminile, Sì. corpo, ecco, e avrò più o meno un 25 cose. Adesso vediamo, insomma. No, sto lavorando parecchio, mi do da fare perché se no, cioè, un grande Ascolta, vantaggio. posso dirti una cosa? Da Finarte, conosci Finarte? È una casa d'aste, di aste, di aste, di aste, di Dove? vendita, di vendita di Sì. opere. Dopo ti faccio vedere che c'è uno speciale sul nudo femminile. C'è una selezione molto particolare, dopo te la faccio vedere. Ho Anzi, la capito. faccio vedere subito, guarda. No, no. Non Instagram, cos'è il... Boh, non mi ricordo perché tanto non conosco, non è che guardo queste social, non Ah, sono... ok. Vabbè. Esatto. No, no, no. Quindi Ecco, a così. Asolo ci sarà la mostra solo di paesaggio, anche nudo. Anche di paesaggio, solo di paesaggio, anche nudo a Asolo, il 6. Dico, il 6 ci sarà solo nudo, solo a paesaggio, anche nudo. Sì, esatto. Anche nudo? Anche Nudo? sì. Nudo. Beh, insomma, Sì, capito. beh, vedrai, Vedrò, vedrai. vedremo, dai. E sei da solo con altri? Sei da solo o con altri? Sono da solo. Sì. Sì, sono una galleria.
Bella? È bella, sì. Ah. Come si chiama? Ti ricordi come si chiama? Asolo è un centro, insomma, adesso è diventato piuttosto anche popolare, no? Perché ci sono tanti turisti, eccetera, però è sempre stato di... Come si chiama la galleria? Ad Asolo c'era una persona che è morta un paio d'anni fa, Florian Steiner. Era un fotografo, è morto, dunque credo che avesse 80, dunque, sì, 80, 86 anni. Era del 30, 88 forse, 88 anni, era del 34 ed è morto nel 2 anni fa. Ed era anche, lui ha fatto, era un grande viaggiatore e ha fatto, ha curato la fotografia per un paio di film di Antonioni, Professione Reporter e mi sembra un altro, e si è ritirato a Asolo credo negli anni 70. Ma era anche molto amico di Henry Miller, che tra l'altro Henry Miller... Ah, scusami, Fulvio, vuoi un tè? Vuoi qualcosa? Prego? Vuoi un tè? No, no. Sei sicuro? Bicchiere d'acqua? Benissimo, grazie. Okay. Henry Miller, negli ultimi anni della sua vita, ha scritto un libro. Henry Miller era lo scrittore di Tropico del Cancro, in cui, e questo libro che ha scritto si chiama I miei migliori amici, e sarebbero 10 credo, se ricordo bene. Il primo era la sua bicicletta, ma fra gli altri 9 c'era anche Florian Steiner. Era un grandissimo personaggio, lì si è creato una bellissima casa con un giardino. Era un erotomane, nel senso che ha fatto dei falli, delle sculture, le maniglie delle porte erano dei falli di legno. Era maniaco, era un po' maniaco. Era, ma sì, però molto molto in gamba. È mancato un paio d'anni fa. Browning. Robert Browning era un... No, ma dico la galleria di Asolo, che farai la mostra, ti ricordi come si... Prego? Chiama? Il nome della galleria di Asolo dove farai la mostra, ti... Esatto. Come si chiama? B-R-O-W, cioè W. Sei tu questo? N-I-N-G, Browning. Browning, questa qua ad Asolo? Esatto, okay. Sì. Ed è... Robert Browning era uno scrittore inglese. Ma scusa, la galleria ad Asolo ha un nome anglosassone? La via stessa si chiama Robert Browning. Asolo, ad Asolo. Ad Asolo. Ah. Ed era uno... Sai, Asolo era una cittadina, un paese, diciamo, dove soprattutto... c'erano ville di nobili veneti, ed è diventato un luogo un po' di culto. Per esempio Eleonora Duse viveva lì. Che bello, ma era una città bella anche, sai. Bellissima. Bella. E poi c'era anche una... Ma c'erano diverse persone. Una, per esempio... Che si chiamava Freya Stark, era anche lei inglese, è morta credo negli anni 90 ed era un personaggio, era molto amica di Lawrence d'Arabia e ha vissuto nell'area medio orientale, Siria e Arabia,
negli anni 30 era una, diciamo, non si può dire spia, ma era un agente, diciamo, un agente segreto per il Foreign Office inglese. E beh, sono dei personaggi. E poi c'era anche Dalla Piccola, che viveva lì. Dalla Piccola è un musicista veneziano. Adesso non vorrei sbagliarmi, confondermi con un altro, forse è un altro il musicista che viveva lì, che abitava proprio vicino a... Ma ad ogni modo parlo di persone che hanno vissuto lì, non so, fino agli anni 60, di migliaia di pezzi. Ascolta, ma è un vero collezionista? Perché anche non è un vero collezionista, no. Nel senso che, cioè, non è per l'arte che lui ha comperato queste cose, ma perché è arrivato in Africa molto giovane. Com'è che si chiama questo tuo amico? È un personaggio, si chiama Ottone Veronesi. Lui è imparentato con i Veronesi, con il gioco dei 12 apostoli. Ah, ok, sì. Ed è imparentato anche con questi falconeri, che Avio hanno questa grande fabbrica di indumenti sportivi e non solo, Calzedonia. Ah, ok. Ecco, quindi... È uno... Lui ha vissuto, e quindi, diciamo, quello che l'ha colpito e l'ha nutrito in questi 50 anni di permanenza in Africa è proprio il senso dello spirito. Sì. Ti faccio vedere perché è interessante. Ma l'hai fatta vedere? Cioè, ti faccio... Ma perché dici che non è un vero... Perché mi dici che non è un vero... Mi dici che non è un vero collezionista? Due anni fa è venuta anche la direttrice del Metropolitan Museum di New York, che si occupa dell'arte primitiva, e è chiaro, è rimasta esterrefatta dalla... Non è dal concetto di qualità, perché sono cose che non sono le cose... Alcune cose sì sono importanti. Adesso, pian piano, insomma, ha sviluppato, ha creato una ditta di trasporti, di camion, in un periodo in cui c'era bisogno di... come si dire? Di portare magari tralicci a 500 chilometri, tutte costruire ponti, quindi ha fatto i soldi, ha fatto la sua, una grande attività, ed è di Avio, siamo molto amici, ogni settimana viene a pranzo da me, quindi è una persona con la quale si possono fare tanti tipi di discorsi. Bene, ottimo. E quindi poi, una volta che lui, diciamo, ha sistemato la sua carriera professionale, si è dedicato a collezionare questi manufatti africani. Ma adesso, sai, ma ad ogni modo, vedrai. Sì, vedremo appunto Ala a vedere. Avio, Ala, insomma. Avia, è vicina, esatto. Però sono due posti abbastanza diversi, perché Avio era molto, dove c'è questo bellissimo castello, no? Sì. Non so se sei... Non mi ricordo. C'è un bellissimo castello che è stato disegnato anche da Dürer, quindi all'inizio del Cinquecento,
lui ha fatto degli acquerelli dove si vede questo castello. Dürer è sceso in Italia per andare a Venezia, ma Avio è più vicina, diciamo, è più veneto che trentino, mentre Ala è trentino. Ala è una cittadina, diciamo, che per molti anni è stata con il confine, è architettura, è austriaca, anche molta gente, insomma, conserva dei nomi austriaci come Zelger, Wagner.